Oggi siamo qui a Roma e mi sono concesso, come tutte le volte che vado in un posto diverso, quindi che sono in viaggio, comunque in un posto diverso dal mio abituale, di concedermi quello che è il piatto tipico del posto. Oggi mi sono fatto un piatto di pasta, di fettuccine, per la precisione, con carciofi e pecorino. Ma perché ti voglio dire questo? Perché qualche anno fa, quando ero un bodybuilder, purtroppo ero veramente costretto a mangiare i soliti pasti, soprattutto in questa stagione dove dovevo iniziare a tirarmi, e questo mi causava un forte stress e soprattutto una forte restrizione nei miei, o comunque disagio nei miei rapporti sociali, perché non potevo godermi quelli che erano i miei, proprio le mie relazioni, quindi non potevo andare a mangiare quello che volevo con la mia ragazza, con i miei amici, proprio perché avevo la restrizione di mangiare solo determinate cose. Oggi ad esempio riusciamo a trovare piatti molto più sani ed equilibrati rispetto a qualche decennio fa o anche solo a 5 anni fa, e quindi molti ristoranti si stanno evolvendo, soprattutto nelle grandi città, ad esempio riescono a cucinare senza glutine, oppure molti riescono a fare una cucina biologica o vegana, e quindi questo sicuramente va a vantaggio a tutti coloro che, come me ad esempio, ci tengono a mantenere una linea tutto l'anno. Con questo concludo dicendo che essere in forma non vuol dire rinunciare al piatto di pasta o rinunciare a quella che è un'esperienza culinaria, assolutamente no. Essere in forma, come lo sono io, 360 giorni l'anno, senza essere fissati, questo è possibile, e come vedete per me è possibile, ma è possibile anche per tantissimi miei allievi che seguono il programma, quindi questo è sicuramente un qualcosa in più da potersi concedere quando si va in viaggio per lavoro o per vacanza. Ciao e al prossimo video!